Chiunque tu sia è la mostra alla quale mi ha invitato Mariano Cipollini. La seconda volta che io vengo a Steels of Peace, e questa volta è stato più complicato perché io ero parte di un progetto molto più ampio, con tanti artisti, tutti sotto una stessa tematica. E la difficoltà per un artista quando si trova a dover fare un concerto con altri colleghi è proprio quello di stare in uno studio e di avere tante opere in testa e poi riuscire a metterle dentro in uno spazio e permettere a queste opere e allo spazio di dialogare con la tematica, di dialogare con gli altri artisti. E quando sono arrivata alle cisterne ero un po' spaventata da tutto quanto, invece è bastato sistemare le opere nel posto giusto, col punto di luce giusto e tutto quanto il mio progetto, che si chiama appunto Clandestino, è diventato un progetto corale. Nell'idea della mostra, chiunque tu sia, il concetto del destino è dominante, perché il destino è quello che ti fa nascere in un posto. Tu non decidi dove nascerai, però hai la possibilità di scegliere dove vivere. Quindi, con chiunque tu sia, ricordatevi che c'è sicuramente una parte di fatto nella vita, ma c'è una parte di scelta. Ed è quella che noi, un po' come artisti, cerchiamo di sottolineare, di spingere con coraggio ad affrontare.